crepuscolo. Custode, è ora che tu compia la parte più importante del tuo dovere di custode del bastone. Vuoi procedere? Qualsiasi cosa si tratti, sono pronto. C'è qualcuno? Victoria? Leila? Che tempismo! Sono riuscita a stabilire una connessione a codice polimorfico inviolabile. È bello risentirti. Come sta Kyoshi? Lo conosci, niente può fermarlo. Non vorrebbe che ti preoccupassi. Squadra Sigma, quei bastardi hanno trovato l'Altair 2, non ci credo! A quanto pare il nostro segnale era disturbato da Giovanni Ozzoberg in persona. Forse si era annoiato di giocare alla Croce Nera e di dare la caccia al culto di Giunone. Immaginavo che avremmo avuto addosso qualche hacker disperato dell'erudito. C'è il loro zampino in tutta la faccenda. Cosa? Ozzo ha sentito tutto. Se svela i nostri scopi al resto della cerchia ristretta dei Templari, avremo addosso ogni scagnozzo dell'Abstergo sulla faccia della Terra. Se non ti ha trovato, siamo ancora un passo avanti a lui. Allora, se ci sei tu come riserva, cosa aspettiamo? Vediamo cos'è questo grande sigillo. Dov'è Victoria? Vedrai. D'accordo, allora. Procediamo. Salute, Leila, erede dei ricordi. Finalmente ci incontriamo. Suppongo che i ribelli trovino sempre un modo. È bello incontrarti in carne e ossa, Leila. O in ologramma? Era solo questione di tempo prima che le nostre realtà si incrociassero. Si direbbe che non siamo sole. Victoria! Che ci fai qui? Leila! Era troppo pericoloso per lasciarti sola. Volevo tenerti d'occhio personalmente. Lei chi è? Questa è Aletheia, la voce del bastone di cui ti parlavo. Degli Isu, Victoria. Riesci a crederci? Ho avuto molto tempo per studiare il linguaggio umano, quindi non dovrei suonare come un bastone parlante. Sicura che possiamo fidarci? Non temere, è un'amica. Vuole aiutarci con il bastone. Sapevo che l'erede dei ricordi doveva affrontare questo viaggio insieme ad Alexios. Tu non eri prevista. Posso fidarmi di te? Certo che puoi. Sono il suo medico e devo essere qui per controllare i suoi parametri. Non ci intralcerà. Non importa. Questo viaggio appartiene a te e ad Alexios, il custode. Devi sviluppare la forza necessaria a sopportare la corruzione del bastone. Alexios troverà la forza per brandire il bastone. E anche tu avvertirai quella connessione fisica. Vuoi che Leila entri lì dentro? Non credo proprio. Non conosciamo gli effetti dell'esposizione alla tecnologia della prima civilizzazione. Non io, Victoria. Entrerò nell'Animus e lo vivrò nei panni di Alexios. Giusto, Aletheia? Il tuo viaggio inizia nello stesso luogo di quello del custode. L'Animus ti mostrerà il suo cammino attraverso le simulazioni. Se ne sei sicura, Leila? Dovremmo fare molta attenzione. Sarò qui a monitorarti insieme a... lei. Sei pronta?
più pronta che mai. Augurami buona fortuna. Il custode possiede il sangue di coloro che vennero prima ed è connesso agli Iso. E quello stesso sangue deve essere offerto per aprire il grande sigillo. Se lo dici tu. Ti do il benvenuto, custode. Sei nella grande sala del trono di Atlantide. Ciò che vedi in questa stanza è tecnologia Isu che ho adattato per permetterti di iniziare il tuo viaggio. Avrai delle domande? Questo posto. Pitagora sapeva della sua esistenza. No, non gliel'ho mostrato. Questa stanza fu costruita dagli Isu per tutt'altro scopo. Un tempo questi erano dei semplici troni, ora contengono le mie simulazioni. Non temere, lascia che ti mostri. Dicevi che questa stanza era destinata all'erede dei ricordi, ma non ho avuto problemi. Hai pagato il prezzo con il sangue. Un sangue molto simile al nostro, esaminandolo da vicino. Mia madre ha sempre detto che c'è un grosso potere nel nostro sangue. Suppongo avesse ragione. C'è altro da fare? Sempre, custode. Pitagora ha usato il bastone egoisticamente per ottenere conoscenza. Egli è stato debole, ma tu non lo sarai. Sopravviverai a molte vite finché l'erede dei ricordi non raccoglierà il tuo fardello. Devi sviluppare la forza necessaria a sopportare il peso del bastone. Troverai la forza nell'Elisio. L'oltretomba attende, custode. L'oltre... cosa? Sono vivo. Se sono vivo, come posso tornare dall'oltretomba? Questi portali sono simulazioni. Li ho realizzati io per te. Nell'Elisio troverai delle fonti di potere chiamate visioni del custode. Influenzeranno sia te che l'erede dei ricordi. Avanzare nell'oltretomba sarà essenziale per trovare tutte le fonti di potere. Mi chiedi di fidarmi ciecamente, Aletheia. Hai fatto una promessa a me e alla nostra causa comune, custode. Ricorda, sarò sempre dalla tua parte. Coloro che vennero prima non controlleranno il tuo destino. Trova la forza dentro di te e mostra il tuo valore al bastone. Quando vuoi, avvicinati al primo portale. Ora non si torna indietro. Devo fidarmi. Aletheia deve lavorare sull'atterraggio. Fuori dall'Elisio. Oh, cazzo. Ci si va!
Nessuno si oppone alle guardie di Persefone. Figuriamoci sconfiggerle in battaglia. Dimmi il tuo nome, o sei il prossimo. Sono Hermes. Se impugni una delle mie migliori creazioni, significa che discendi da Pitagora. So perché sei qui. Devi imbrigliare il suo potere. Ora, dimmi il tuo nome. Il bastone mi chiama Custode, ma il mio nome è Alexios. Cos'è questo posto? Custode? È un nome bellissimo. Ti aspetta un grande viaggio. Questo è il paradiso dell'Elisio, governato dalla grande Persefone in persona. L'Elisio era un dono di suo marito Ade. Questo magnifico regno che ha creato a sua immagine è l'unica gioia che può avere nell'oltretomba. Lei è prigioniera qui, ma ha assunto il suo ruolo di regina con grande disinvoltura. L'Elisio, il luogo dove riposano gli eroi. Quando ero giovane, sognavo di vederlo con i miei occhi. Ma perché Persefone mi ha attaccato? Di solito i sovrani non vedono di buon occhio l'invasione di stranieri solitari. A proposito, la comparsa di umani viventi è piuttosto inaspettata. Credo prove poi andarmene da qui. C'era un grande sigillo e il bastone parla. È tutto molto complicato. Lascia che ti spieghi. Il bastone è un dono, non un giocattolo. Può essere una chiave, un'arma e una fonte eterna di potere. Qui troverai il modo di controllarlo prima che esso controlli te. Dopodiché, c'è una porta che conduce fuori dall'Elisio, ma solo Persefone può concederti il passaggio e non lo farà mai. Devo raggiungere quella porta. Prova a parlarle. Chissà, magari ti convincerà a restare. Oppure potresti andare da Ecate, la consigliera e migliore amica di Persefone. Altrimenti, dimostra il tuo valore. Dimostrarlo come? Persefone ha inviato le sue guardie perché è preoccupata. Sono state segnalate illegalità all'eredità di Deucalione a sud. Perché ti racconto tutto questo? L'hai detto anche tu, è molto complicato. L'Elisio sembrerà un paradiso, ma chiunque ha i suoi segreti. Credo che andrò subito da Persefone. Non così in fretta. Dalle un po' di tempo per calmarsi. Comunque, quando avrai deciso di presentarti, vai sulla sua maestosa acropoli, che torreggia sui campi di Asfodelo. Potrei parlare con Ecate. Potresti, anche se di solito preferisce starsene sulle sue. Gli abitanti del rifugio di Fere a est dovrebbero sapere dov'è. Chiedi a loro. Forse dovrei indagare all'eredità di Deucalione. Persefone vede di buon occhio chi agisce. È meglio soffocare immediatamente un'eventuale operazione sediziosa. Parlami di te. Di me? Beh, non me l'ha mai chiesto nessuno. Io lavoro a ovest di qui. Ho un'officina modesta, ma tutte le grandi cose iniziano in piccolo, no? Cosa puoi dirmi del bastone? Io dovrei imparare a usarlo. Trova le mie fonti di energia, le percezioni di Hermes, in tutto l'Elisio. E potrai infondere il potere nel bastone e in te stesso. Solo allora potrai proseguire. Non puoi brandire il bastone senza di esse. Siamo sicuri che non c'è più niente che vuoi sapere? Caire. Quando avrai risolto le tue questioni con Persefone, raggiungimi alla fede di Minosse. Non vedo l'ora di conoscere i tuoi progressi. Lo farò. Quasi dimenticavo. Ho inventato una cosa utilissima per voi umani che non potete volare. Le ali di Hermes. Vai e goditele.